per la seconda puntata dedicata alla moda, alla bellezza. Ci sarà anche letteratura, ci sarà divertimento, musica, ma soprattutto ci sarà la moda. La moda, perché abbiamo con noi Irina Tirdea di Iris Collection Milano, e poi abbiamo anche una bellissima iniziativa, perché c'è il concorso di Mr. Universe. Come vedete, qui abbiamo uno splendido ragazzo che lo rappresenta. Naturalmente io per prima cosa inviterei immediatamente il direttore del concorso, il direttore generale del concorso, che è Enrico Santamaria, che viene, quindi eccolo qua, è arrivato, che ci presenta subito questa iniziativa. Allora, dici un po' quanti saranno, chi saranno, in che cosa consiste il concorso, che so che questa è comunque una serata di selezione, per cui poi i ragazzi prescelti, i tre prescelti, andranno alla finale. La finale arrivi a settembre, ok? Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere venuti qui a Lawn Fashion, grazie a te Gerti. Beh, allora, Mr. Universe Top Male Model nasce per il primo anno in Italia in questo 2017, è un'iniziativa che è stata voluta dalla Are Communication per cercare di creare un concorso che sia comunque limpido, tranquillo, dove non ci siano comunque possibilità di sotterfugi, e naturalmente questo sulla memoria di quelli che sono i concorsi femminili che comunque hanno avuto i loro natali in Are Communication con Davis Paganelli, che tra l'altro salutiamo, perché oggi Davis Paganelli è responsabile casting degli ex studi MTV Belli 14 di Milano, e che è qui per noi stasera, magari dopo lo salutiamo. E dicevo, ha voluto questo concorso per dare una possibilità ai maschietti di farsi vedere, di essere comunque inseriti nel mondo della moda, della TV, no? Una bella visione, anche a noi abbiamo una bella visione, devo dire. Le donne devono essere accontentate nella bellezza, giusto? Mi sembra che lo spettacolo vale assolutamente la pena, anzi. Quindi che facciamo? Invitiamo i ragazzi, diciamo che a loro vanno tre uscite, giusto? Quindi la prima sarà in abito classico, quindi questo veramente saranno elegantissimi sicuramente. Sì, io volevo solo velocemente salutare con la collaborazione i giurati di questa sera, a partire dalla presidente, da Lorella. Lorella Ridenti, la direttrice di Ora, quindi lei è la presidente della giuria, poi c'è un fotografo, no? Mi sembra di avere capito, e poi anche uno stylist che comunque cura tantissimi aspetti fotografici, quindi insomma effettivamente è una bella giuria molto competente rispetto alla bellezza maschile. Vediamo subito le ragazze. Allora io direi a Enrico, facciamo un applauso a Enrico, direttore generale del concorso di Mr. Universe. Chiamiamo le ragazze che sono, adesso vi dico i nomi, quando arrivano diciamo appunto chi sono e partecipano a questo concorso che è molto importante. In tre verranno selezionati per partecipare alla finale che sarà a settembre a Rimini. E qui siamo appunto a Milano, è la seconda selezione, e poi partiranno invece le selezioni a livello nazionale per arrivare a Rimini. Allora, direi di far partire i ragazzi, prego. Thank you.
prima uscita sarà classico, poi avremo casual e dopo alla fine, insomma, diciamo il bello della fine è proprio il costume da bagno, quindi insomma, un bello spettacolo sicuramente per gli occhi femminili, credo, no? Assolutamente. Certo, grazie, grazie Valia. Allora io chiamo adesso il numero 3 che è Alessandro Di Chirico. Eccolo qua, che arriva, anche lui in arco classico, eccolo qua, quindi adesso qui è la giuria che può appunto osservare il nostro Alessandro quindi che sfila, quindi fa vedere anche la sua, insomma, la sua movenza, no? come sei elegante nel tuo abito classico, eccolo qua, e lui appunto è il numero 3, prego. Ok, direi adesso di chiamare invece il numero 4 è David Alemanni. David Alemanni, eccolo qua, che arriva anche lui con abito classico. Ciao David. Allora lì c'è la giuria appunto che sta valutando i nostri ragazzi per capire appunto chi sarà i tre selezionati di questa sera a Milano. Ok, ti ringrazio. Quindi la numero 4, David Alemanni. Chiamiamo il numero 6 che è Gabriele Lavelli. Gabriele Lavelli, eccolo qua, anche lui in abito elegante, quindi classico. Prego, c'è la giuria, quindi puoi fare un minimo di passeggiata e di sfilata per i nostri giurati che stanno osservando i nostri ragazzi. Ti ringrazio quindi lui del numero 6, Gabriele Lavelli. E abbiamo l'ultimo ragazzo che è Daniele Lavarra, che è il numero 7. Quindi siamo il numero 7, Daniele Lavarra, eccolo qua. Ciao Daniele, prego, dice la Giulia, fai una piccola sfilata innanzi a loro, così sapranno valutare le vostre capacità di sfilata. Ok, quindi Daniele Lavarra, ti inizio, va bene. Ok, grazie. Direi di chiamare ancora Enrico un attimo così per salutare questa prima fase. Allora, i ragazzi di questa sera che avete visto velocemente potranno vincere l'accesso diretto alla finale di settembre a Rimini del 14 di settembre, in quanto questa è una selezione speciale perché per la prima volta naturalmente in Italia abbiamo una patronna donna. Posso chiamarla un secondo? Alina. Io poi il cognome non ve lo dico, lo faccio pronunciare da lei, perché tutte le volte per me è Alina. Buonasera Alina. Io tutte le volte regolarmente mi impapero. Riempio il microfono di sputi e non andiamo avanti. Come va? Tutto bene? Tutto bene, sono felice di essere qua. Speriamo bene. Bene. Naturalmente Alina potrà anche eventualmente scegliere una fascia ulteriore alle 3 di questa sera. Noi ti ringraziamo, ti facciamo accomodare ancora una volta nel nostro salottino. Rilascio la parola a Katie perché io vado a vedere come si stanno preparando i ragazzi, ma lo spettacolo va avanti. Certo, grazie ancora Enrico, e proseguiamo quindi con la nostra serata. Io direi quindi subito di chiamare la nostra Irina Cherdea, che è la nostra patrona, che è in questo caso madrina della serata, perché presenterà appunto la sfilata con le sue modelle. In questo caso la prima uscita sarà in costume da bagno, quindi io direi di chiamare Irina, vediamo se è tutto pronto con le ragazze che devono sfilare, così le vediamo qui, ci raggiungono e fanno la prima sfilata. Chiedo se Irina c'è, se arriva. No, intanto ci attendiamo Irina. Io direi di chiamare gli ospiti che ho visto qui stasera qui con noi, e abbiamo un bel parterre. Intanto io, siccome ho visto subito Renato Russo, guarda, ti chiamo subito visto che le ragazze stanno tardando ad arrivare. Vieni, lui è Renato Russo, sicuramente in molti voi strano, perché lui insomma uomini e donne, quindi voglio dire personaggio assolutamente molto insomma simpatico, divertente, ma veramente di molto charme, no? Quindi come si dice, perché poi insomma sappiamo benissimo che quando si partecipa a programmi di questo tipo in effetti bisogna avere
anche una bella presenza. Quindi quando hai finito di fare di lavorare, insomma, di partecipare a Uomini e Donne, adesso che cosa stai facendo? Allora, buonasera a tutti, buonasera a Milano. Con contratto Mediaset è finita nel 2015. Adesso sto facendo il mio format, un programma di cucina, cucina VIP, che trovate su Facebook, sui social, con TV Life, che ha fatto, abbiamo già registrato 10 puntate. E niente, prima volevo ringraziarvi dell'invito, grazie di che mi avete invitato questa serata. E niente, seguitemi, tanto per tutto. Mentre ti seguiremo, poi avremo anche modo di fare di collaborare e fare anche delle cose insieme, perché comunque ci sono delle belle idee, no? Vabbè, certo, senza di guardare il programma di cucina, insomma, perché io, come vabbè, la cucina italiana è conosciuta da tutto il mondo, però voglio portare una forma che è la vera cucina con prodotti veri, tra gli, anche gli piatti tradizionali che non si usano più, magari come la trippa, che trippa con i fagioli, che la fa pure? Le vecchie, le signore, le casalinghe, no? Le donne moderne non lo fanno più, no? Dei piatti così. Tu porti anche dei piatti della, insomma, della tua terra, no? Certo, certo, anche dal sud, dalla Calabria, con tutto il vicino, o anche dalla Liguria, abbiamo le auto di Liguria. Tra l'altro poi lunedì comincerà tutto Food a Milano, perché poi come blogger andrò tutti i giorni in quella settimana che sarà entusiasmante in fiera Milano Ro, quindi sicuramente la cucina e la tradizione italiana rispecchiano veramente quello che è la nostra qualità, la qualità della vita. Certo, in Italia abbiamo la qualità della cucina. E poi visto che abbiamo trovato l'amore, mi sono dedicato alla cucina, è diventata il mio amore. Ma l'amore lo troverai, dai. Ma io cerco di prendere con la gola, però cucina, non lo so. Beh, il peperoncino è una buona iniziativa, comunque è molto condivisa, dicono, no? Sì, però bisogna anche mangiare bene, anche bene, eh? Sì, anche degli ottimi vini, però siccome c'è tanta concorrenza, cioè non è facile, perché in questo format io cercherò di portarlo all'estero, sono già dei contatti in Cina, in Svizzera, in Inghilterra, che la nostra cucina italiana, perché in Italia un po' c'è un po' di invidia, un po' di gelosia. Allora, Bisogna stare attenti anche a queste cose, naturalmente, come sempre. Allora io ti ringrazio e ringrazio Renato Russo per essere stato qua con noi, poi magari dopo faremo ancora una chiacchierata se abbiamo tempo. Intanto io volevo sapere da Irina appunto se è tutto pronto per far entrare le ragazze. Grazie ancora Renato e in bocca al lupo per tutto quello che farai. Grazie, grazie a te. Allora, vediamo Irina e Irina Tirzea. Vediamo se arriva, intanto ci parlerà appunto del suo progetto. Questa è la collezione naturalmente in stile marinaio, perché quest'estate si userà tantissimo, infatti vedete insomma gli accessori blu sono essenziali quest'anno, il blu è tornato molto di moda. E vediamo appunto Irina se è tutto pronto per bastinare le ragazze, mi dicono di no. Allora io vedo, ho visto Massimo d'acquisto, che quindi lo becco immediatamente, lo faccio venire qui, perché naturalmente insomma diciamo che è un volto conosciutissimo, sicuramente voi lo conoscete, lui è stata la tipica voce di Rete 4, diciamo, ormai insomma lo è tuttora naturalmente, però intanto vogliamo sapere che cosa stai facendo adesso. Signore e signori, buonasera, io per farmi riconoscere dico sempre domani sera alle 22:30 naturalmente su Rete 4. Allora, io sto realizzando in qualità di presentatore, ma prima di tutto di ideatore, una cosa grossa, la quale tengo molto, che ho fatto l'anno scorso insieme all'impresario Paolo Chifaro, ed è una serata che ha un titolo che dice tutto, serata dedicata alle vittime del terrorismo. E mi riferisco in modo particolare alle vittime del terrorismo perpetrato sul territorio italiano, perché credo che sia una cosa che ho inventato, che mi sono ideato, credo che ce le siamo dimenticate troppo presto. Detto questo, partecipo comunque a molti programmi perché mi viene spesso chiesto di raccontare la storia dell'Eglera, una canzone scritta da mio padre, che poi fu quella che mi fruttò un telegatto nell'anno 2000, quando raccontai che sulla porta della Cappella Gentilizia mia madre, uscito di scena mio padre, fece costruire due rami d'Edera. Il primo, spezzato, rappresenta mio padre che non c'è più. Il secondo, fortemente intrecciato al primo ramo, rappresenta mia madre. E questo, secondo i versi della canzone,
Questo significa che lei lo ama, lo avrà sempre e sarà sempre a lui a vita come vedera. Quando raccontai questo particolare nella trasmissione di Paolo Limiti, la canzone andò in testa e vincemmo anzi questo telegatto come narratore proprio. Poi continuo col mio lavoro, intanto la mia voce la sentirete dire Furie Rosse, domani sera alle 22.30, naturalmente su Rete 4. Ma spero, conto molto su questa serata per le vittime del terrorismo. Spero di risollevare il loro ricordo con una cosa che è ideata, sia come parte giornalistico rievocativa, sia come spettacolo. Io sono anche musicista e pianista concertista, mi siedo al pianoforte a suonare 10 colonne sonore delle Epoche che vanno dall'Anonimo Veneziano a Ballaquelli. Grazie, grazie per essere intervenuto, grazie a Massimo D'Acquisto, perché poi comunque non sei solo una voce, ma fai tantissime cose, quindi questa è la cosa importante. Chiudo la mia maniera e con quest'ultima notizia abbiamo chiuso. Grazie a tutti per il cortese ascolto e buon proseguimento di serata con i programmi della nostra rete. Grazie, grazie. E la nostra rete in pratica è Iris Press TV, che è questa televisione appunto che si sta lanciando attraverso appunto anche Irina Tirdea, che spero sia finalmente pronta per la sfilata delle ragazze. Che mi dite? Non ancora? Arrivo a rompere come il fulmine nel temporale, perché le ragazze non bisogna ancora un minuto, ma nel frattempo abbiamo pronti i maschietti. Se volete facciamo la seconda uscita con i maschietti. Perfetto, sono velocissimi ragazzi, un applauso ai ragazzi, veramente eccezionali. Quindi facciamo fare subito la seconda uscita ai ragazzi che vestono in modo casual. Adesso chiamerò il primo, che abbiamo detto che è Andrea Carbone. Allora, il numero uno, prego. Quindi...